Benvenuti a nove minuti. Il consueto appuntamento con la videointervista all'arcivescovo di Salerno Campagna Cerno, Monsignor Andrea Bellandi. Eh, eccellenza, iniziamo subito parlando della vicenda che ha interessato e che sta interessando l'azienda FOS di Battipaglia. La diocesi ha espresso solidarietà ai lavoratori. Ecco, quali sono gli auspici per questa delicata situazione? Sì, noi come Chiesa siamo molto vicini a, a tutti i lavoratori della FOS, so che i parroci spesso anche visitano l'ambiente della FOS dove ci sono i lavoratori che attendono con ansia notizie sul loro futuro, è una situazione veramente che ci preoccupa perché si tratta del futuro economico ma non solo direi di dignità di decine e decine di persone e di famiglie. E Quindi noi veramente vogliamo esprimere la nostra vicinanza a loro e anche nella nostra anche piccola possibilità che abbiamo di elevare la voce, ecco, cercare di sensibilizzare quelle che sono le istituzioni e coloro che possono venire incontro a quanto, a quanto richiesto, perché veramente. Eh, per eh, tante famiglie si tratta di programmare un futuro eh, incerto e invece, appunto, noi vogliamo che, che siano salvaguardati i diritti di queste famiglie. E in occasione dell'Iftar c'è stato a Bellizzi questo incontro anche con le istituzioni, quindi della Piana del Sele, eh, il sindaco di Bellizzi per l'appunto, di Battipaia, di Eboli, eh, per mostrare questo momento importante di, di fratellanza proprio con eh, i musulmani. Mm. Sì, tradizionalmente a metà del mese di Ramadan si celebra questa Iftar che è un momento di condivisione anche con persone che non fanno parte della comunità musulmana e quindi di interruzione del digiuno serale eh, condividendo il pasto e questa volta eh, questo momento è stato preceduto da una tavola rotonda a cui sono intervenuti anche i sindaci delle tre mh, comunità, delle tre città dove si trovano le comunità musulmane più importanti, cioè Bellizzi, Battipaglia e Eboli e credo sia importante appunto manifestare questa nostra fraternità. Ecco, grazie a Dio noi viviamo un clima di autentico dialogo, di amicizia anche per il lavoro svolto in questi anni dalla, dai nostri uffici migrantes, da persone che si dedicano al dialogo e, e noi veramente possiamo affermare che nella nostra arcidiocesi ci sono dei rapporti vissuti all'insegna proprio della cordialità, del, del dialogo, dell'attenzione gli uni agli altri e questo è stato un momento che ha rafforzato nuovamente questi legami. E intanto dall'8 al 12 aprile lei sarà a Roma con la conferenza episcopale campana e l'11 sarà anche l'incontro con il Santo Padre. Ecco quali le finalità e ehm, i dettagli insomma, di, questo, di questo importante evento? Si tratta di un evento importante in cui tutti i vescovi italiani dal, da gennaio sono impegnati eh, in questa visita ad Limina che eh, normalmente si celebra ogni cinque anni. E, appunto, come diceva, dall'8 al 12 saremo impegnati noi vescovi della Campania e visiteremo le, i dicasteri vaticani eh, e poi avremo un incontro col Santo Padre. L'11 aprile. È un incontro, da come ci hanno un po' raccontato anche i vescovi che hanno già vissuto questo momento, all'insegna della cordialità, della sincerità, del dialogo. Il Santo Padre vuole sempre un po' conoscere ecco, quella che è la situazione delle singole chiese, si informa, accetta anche delle osservazioni che i vescovi possono fare. È un momento, ecco, all'impronta veramente della del dialogo sincero e, e credo che sia una bellissima occasione proprio per rinnovare da, da parte nostra i nostri sentimenti filiali e di sincera obbedienza e gratitudine per il ministero che il Papa sta svolgendo, ma anche per eventualmente sentire quelli che sono i suoi desideri, quello che lui si aspetta dalle nostre diocesi. Quindi attendiamo... Veramente questa settimana con grande desiderio, e, e poi visiteremo anche i vari dicasteri che si occupano di aspetti legati alla pastorale della, della Chiesa. Volgendo lo sguardo al panorama internazionale, ecco la pace tra Palestina e Israele sembra ancora lontana: in più, questi nuovi attentati terroristici eh, a Mosca. Eh, qual è il suo pensiero e in che modo noi, da cristiani, possiamo? fornire il nostro contributo, seppur da lontano, a questa delicatissima situazione. Purtroppo giungono sempre notizie terribili, l'ultima appunto è quella che riguarda l'attentato di Mosca. Eh, viviamo veramente un tempo gravido di, di nubi, di, di notizie che non vorremmo mai ascoltare. Parlando prima anche della visita del Papa, sicuramente il Papa ha molto sofferenze per questa situazione e non manca di ricordare a tutti di, di pregare per, per la pace e invitando i responsabili delle, delle nazioni a, a coltivare invece la via sempre del, del dialogo, della riconciliazione. E noi cristiani dobbiamo innanzitutto ricordarci sempre di pregare per questa intenzione e poi come anche sempre il Papa ci dice, ecco, costruendo noi legami all'insegna della, della fraternità, dell'ascolto reciproco, perché la pace iniziamo a costruirla nel nostro piccolo, nella nostra vita ordinaria, nei, nelle nostre città, nei nostri quartieri. E noi ci auguriamo che prevalga la ragione, prevalga... Il senso di, una, di un rispetto per, per l'umanità, ecco, che non si proceda in questa tragica direi, direzione dell'aggressione, dell della violenza, che veramente porta tante sofferenze alle persone direttamente coinvolte, ma direi anche più in generale a, a tutto il mondo, perché tutti siamo. Un po' schiacciati, ecco da questa situazione che preoccupa enormemente. E infine la Pasqua di resurrezione di Nostro Signore. Ormai alle Porte. Qual è l'augurio per il Salernitano? Sì, abbiamo parlato finora di guerra, di morte, di violenza. Ecco, grazie al cielo, noi cristiani. Abbiamo questa sorgente di speranza infinita che, che è la vicenda del Signore Gesù, che attraverso la sua sofferenza, la sua morte, però ha aperto la strada a una speranza di vita, di resurrezione. Ecco, è il risorto che illumina la nostra vita e quindi ci, ci dona sempre motivi per riprendere il nostro cammino non lasciando che prevalga la disperazione. Eh, quindi credo che in questi giorni della Settimana Santa e poi il giorno di Pasqua noi dobbiamo riattingere questi sentimenti ecco, di, di speranza che, che l'annuncio pasquale eh, porta nella, nella vita di noi credenti e attraverso di noi nel mondo intero. Eh, e per questo ecco, auguro a ogni salernitano di vivere eh, queste giornate nella, nella fede e nella, alla luce del Signore risorto. Grazie, Eccellenza, grazie a voi che ci avete seguito. L'appuntamento con nove minuti torna per l'ultimo venerdì di aprile.